Rimpasto è un'azione amministrativa più incisiva. La lista civica Cittadini per De Paoli ha scoperto le carte nel vertice di ieri sera con il sindaco De Paoli, gli assessori Moggi e Gualandi, il vice capogruppo Bruzzo ed il segretario cittadino del PD Ramat. Potrebbe essere sicuramente utile una revisione interna di giunta, cosa che spesso avviene a metà mandato in tutte le amministrazioni, per dare un nuovo slancio all'azione esecutiva. Qui però deve decidere giustamente il sindaco. Se per questa finalità il sindaco ritenesse utile anche sostituire qualche unità in giunta, ovviamente la lista Cittadini per De Paoli si mette a disposizione. Così come anticipato nelle scorse settimane, dunque, la lista civica ha invitato il sindaco a rivedere non solo la composizione della giunta, ma anche a rilanciare l'azione amministrativa, azione considerata poco efficace sotto diversi punti di vista. Si chiede una maggiore attenzione alla comunicazione con meno personalismi, un coinvolgimento più diretto dei cittadini su scelte importanti, qualche opera pubblica visibile, soprattutto in applicazione del PUMS, qualche pista ciclabile e a incentivare al massimo ancora di più gli sforzi sul cosiddetto decoro urbano, soprattutto in periferia. Critiche piuttosto severe comunicate direttamente a De Paoli nel vertice di ieri sera. Del resto, così come ricordato dallo stesso Rizzardi, la civica da sempre evitato polemiche strumentali, cercando invece di fare quadrato durante le passate crisi politiche. Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso va individuata nella mancata nomina di Francesca Aymar nel CDA del Teatro Fraschini. Anche l'ultima occasione per la lista di dare un tentativo veramente innovativo di nuovo slancio politico-culturale, non certo solo una poltrona da occupare. Il tema rimpasto è ufficialmente aperto e ora la palla passa a De Paoli.